a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con un video speciale, con la nuova 3v3. Abbiamo degli ospiti speciali. Siamo qua con Fius, Mirko e Simone Crispo. Ciao ragazzi! Eccoli qua. A Napoli! Giocatori più forti della YouTuber League, vi ringraziamo innanzitutto per essere venuti, perché è davvero tanta roba avervi ospiti sul nostro canale. Grazie. Voi siete ospiti nostri ragazzi, oggi qui a Napoli, siete una famiglia per noi, così del Napoli del Nord, quindi solo questo ci fa capire. Portiamo la bandiera. Sì, aiuto, portate Napoli in alto, però oggi c'è una sfida. È una sfida accesa tra l'altro, anche perché c'è Simo che c'è il piede caldo, sappiamo della sua pericolosità, io anch'io. Il ginocchio scricchiolante, quindi ci equipariamo praticamente. Detto questo, impressioni sulla sfida Fabio, come pensi possa andare? Bella sfida, secondo me siamo alla fine comparabili a livello individuale. Vai, quindi... facciamo gli accoppiamenti. Chi io fa? Fabio, sì. Io Crispo, poi io Erba. Sì. Sentiamo anche il bomber della YouTuber League, Simo, come ti aspetti questa sfida? Dico che è una sfida famiglia contro famiglia, eh. Voi magari siete più stretti perché siete tre fratelli, noi siamo due fratelli e un cugino, quindi qual è la famiglia migliore? Scrivetelo. Scrivetecelo qua sotto. Mirko? Vai. Sfida molto tosta, io voglio un ciavaccio proprio, quindi giocherete un uomo in meno sicuramente, però cercherò di dare il massimo come sempre. La pontazza! Piccolina qua, la pontazza. devi provarla Mirko, per forza. Ci proviamo, vai. Io andrei a presentare quella che è la sfida di oggi. Come vedete alle nostre spalle, più o meno, abbiamo un campo che è veramente piccolo, di forma tra l'altro circolare, quindi sarà un 3v3 comunque anche abbastanza inedito. Non ci sarà ovviamente un portiere dato le porticine. Vediamo quindi come ci comporteremo, chiaramente anche due tempi da 10 minuti, in caso di parità si fa il golden goal. Poche regole ma chiare direi, no? Senti, altro da dire, andiamo a vedere come ce la caviamo. Andiamo. E allora è tutto pronto anche in cabina di regia in fase di telecronaca per raccontarvi questa 3v3 entusiasmante con i Fuse Gamer. Vediamo chi parte con la palla dietro la schiena. Fuse con Fabio, Antimo a sinistra, Fre a destra, dalla parte opposta ovviamente Crispo e Mirko. E tra l'altro qui con noi a commentare questa partita c'è anche Francesco, ma soprattutto Fabio Di Mauro, ve l'abbiamo portato, il nostro special guest. Ciao, del ragazzi. Canale manca ormai pochissimo all'inizio di questa sfida e Fuse con le mani si va a prendere il pallone. Dunque Fabio, che va sempre da Antimo, che va da Fre, che sbaglia lo stop, sbaglia anche Mirko. Mi ha tirato una bomba allucinante Antimo, che poi tra l'altro con la 9 devo dire che sembra veramente Ivan Pozzi 2.0. Un Ivan Pozzi più forte c'è da dire. Adesso ancora ottimo il lavoro di Antimo, che va da Fabio. Dentro c'è Fre, lo vede Fabio col tacco palo. Attenzione dalla parte opposta che non è finita. Crispo col tacco anche lui. E arriva il gol, l'euro gol. Poi esulta la Cristiano Ronaldo. Cosa ne pensi di questo gol Fabio? Sì, troppa presunzione da parte di Fre, che voleva fare gol in modo bello di tacco, invece gol sbagliato, gol subito. Però sì, bel gol di Crispo, da fargli i complimenti. L'inserimento di Francesco che non arriva. Dunque Mirko dalla parte opposta. Mirko F, ottimo il lavoro in mezzo al traffico. Poi Fabio, poi Fre. Fuse due volte a impedire l'accesso del pallone in porta. Ottimo il lavoro da parte del capitano della squadra sua, insomma, fondamentalmente. Adesso subito a destra di Fre e arriva il gol del pari, il gol dell'1-1. Adesso va a esultare anche alla Abracalaia Francesco Pio Di Mauro. Ma che gol ho fatto? Ma hai visto proprio la qualità con cui si sposta il pallone con l'esterno e poi pesca l'angolino? Veramente molto bravo il numero 10, merita di avere questo numero, il più forte dei tre. Cosa ne pensi della partita che stai disputando? Ma adesso attenzione Antimo che cerca il dribbling, riesce su Fuse, riesce su tutti, poi non calcia, no. Cerca la cosa più difficile, si va a prendere questo possesso. Avrebbe potuto fare qualcosina in più qui il fantasista di Mauro, fantasista anche da parte di Francesco, che adesso il famoso stop a inseguire. Ma adesso seguiamo il colpo di tacco di Mirko col sinistro, 2-1, adesso tanta confusione da parte della retroguardia di Mauro. Fabio, che stiamo combinando? Sì, tanta confusione, vabbè, continuiamo a seguire perché ora Fabio c'è davvero, si mangia un gol incredibile su un assist formidabile di Antimo, che ora ricama gioco, lo cuce, ma non trova però un compagno. Crispo a sua volta dentro per Fuse di testa, un gol incredibile da parte di Fuse, ed è 3-1. Sì, era davvero difficilissimo come gol, perché con la palla, intanto vediamo l'esultanza col tatuaggio. Comunque sì, la palla era alta, era difficile abbassarla così di testa, comunque gran gol. Un gol da grandissimo centravanti, però sta un po' mancando Antimo, cosa sta succedendo al numero 9? Beh, direi che sono presente nelle manovre offensive più pericolose. Vediamo Fre che invece è statico e non si muove, non va a attaccare lo spazio. Ma intanto Fabio dentro Fre cerca il colpo di tacco, cerca l'Eurogol, cerca la gloria, cerca la fama su YouTube. Fama che non troverà mai in quanto Scarparo. Sempre il giocatore con la 9, il Karim Benzema di Mauro. Sa fare tutto praticamente. Adesso gioca un pallone incredibile per Fabio che torna sempre da Antimo. Qui in comprensione tra i due, ma capisci tutto. Fre che va a calciare Antimo, gli mura il tiro e si va a prendere il primo gol. Meno 1, 3-2. Onestamente non c'è bisogno di commentare questo gol, penso che sappiamo tutti che questo gol in realtà l'ho fatto io, ma va bene, diamolo pure ad Antimo, meriti a lui. Gol incredibile da rapinatore d'aria, fa 3-2.
l'inserimento di Fiusa. Adesso un attimo, ottimo il lavoro di piegamento difensivo. Ma attenzione Fre, che non capisce neanche lui cosa fa. Poi Crispo la traversa, incredibile, da parte di Simone Crispo. Sì, vicinissimo al gol, cioè dire che questo è già il terzo colpo di tacco di Fre, ce ne saranno circa un centinaio. Quindi... Se tre colpi di tacco, due volte ho colpito l'aria. Nel campo sintetico, adesso Fre, altro colpo di tacco da parte di Fre. Schiaccia troppo questo pallone Simone Crispo, per fortuna Teddy Maurer si rimane ancora sul 3-2. Ancora Mirko, cerca il tunnel, danni di Fre che si va a riprendere il pallone e poi lo gioca nella maniera peggiore possibile. Adesso, ma attenzione, cosa ha fatto Crispo? Ha fatto un elastico esterno-interno. Aveva recuperato un ottimo pallone su Fabio. Per poco non riesce a centrare lo specchio della porta. Adesso, intanto, Fre innesca nuovamente Antrim, che dice: ho 27 anni, sono prossimo alla pensione. Fuse attaccato da Fre. Se ne esce molto bene Crispo. Di fatto, è un attacco più che passivo quello da parte di Francesco. Poi dentro, palla per Mirko, che si divora la rete del potenziale 4-2. Poca intesa per i fratelli di Mauro. Mirko adesso gioca direzione Crispo. Ancora Mirko dentro per Fuse. Capisce tutto Francesco, che va poi da Fabio. Attenzione, di fatto in porta Crispo. Fabio cerca ugualmente lo scavetto sotto a cercare la rete, non la trova. Adesso proprio Mirko dentro per Crispo, che alza questo pallone. Adesso Fabio cerca di gestirlo, di metterlo giù, con l'assistenza di Francesco, che fa l'ennesimo colpo di tacco, l'ennesima stronzata della sua partita. No! È 5-2, anzi no, 4-2, perdon. Sì, vabbè, ma allora questo è un eccesso di autostima, secondo me, perché avevo fatto delle buone cose prima, allora ho pensato di essere più forte di quello che realmente ero e ho sbagliato. Chiedo scusa ai telespettatori per questa giocata veramente indegna. Adesso... Non sai per mettere il counter dei colpi di tacco di Fre, siamo già a 7. Siamo già a 7. Adesso 7. L'inserimento di Fuse, lo vede Crispo. Crispo dentro per Fuse, colpo di tacco. Adesso si accende la sfida dei colpi di tacco tra Fuse e Francesco, ma il risultato in questo senso è 7-1 per la squadra di Mauro. Io sono sicuro che comunque il 10 mi abbia influenzato, cioè il fatto di avere un numero così sulle spalle. Attenzione, ecco, mamma mia, il palo incredibile, ritarda un tempo qui Antimo, che avrebbe dovuto fare sicuramente qualcosina in più. Un eccesso di zero in questo caso. Devi tirare di sinistro, sì. Dovevo preparare prima il destro, in questo caso è rimandato l'appuntamento con la doppietta, ma arriverà sicuramente. Adesso la bicicletta di Antimo a cercare di umiliare Crispo, non ci riesce. Crispo si va a riprendere il pallone, poi Francesco con l'ottavo colpo di tacco della sua partita riesce in qualche modo a riappropriarsi del pallone, a rimandare un ipotetico 6-2 per la squadra di Crispo. Adesso erroraccio da parte di Mirko e Fre con la sua deposita in porta. E adesso è 4-3. Sì, grandi doti di telepatia qua di Francesco, che riesce a capire prima dove avrebbe giocato il pallone, se non sbaglio, Fuse. Altra bella giocata da parte di Fre, che oltre i colpi di tacco sta facendo una buona partita. Non è vero. Adesso si abbassa proprio il numero 9. Ancora Antimo, che cerca il dribbling in mezzo a due, va a servire Fre. C'è lo scarico per Fabio, che poi gestisce questo pallone con calma, eleganza. Cerca ora la verticale, buona per Fre, che va da Antimo, dentro Fabio, che si divora la rete del 4-4. Adesso Antimo si va a riprendere un altro pallone, ancora Antimo in conduzione solo col sinistro. Cerca l'imbucata per Fabio, capisce tutto ancora una volta Crispo, che poi cerca l'umiliazione, il palo, attenzione, la palla rimane lì. Adesso ancora possesso per la squadra di Mauro con Antimo. Ancora Fabio, cerca il tocco sotto, palo esterno da parte di Fabio, che ha cercato il gol di classe, il gol di qualità. Eh sì, tiro a girare purtroppo per poco il palo. Fabio ha segnato fino ad ora. Direi che Fabio non ha fatto gol, ma adesso seguiamo Francesco, l'ottimo lavoro. Poi a deviazione di Crispo e di Fuse, la palla si disperde nel nulla, la raccoglie ancora una volta Antimo, che con un colpo di tacco delizioso va a servire Fre, che sbaglia la cosa più facile. E adesso attenzione, perché Fuse per poco non trova il 5-3. Cerca di trovarlo Crispo, cerca e trova quasi la magia. Sì, bella giocata la parte di Crispo. Io ancora sbaglio, secondo me, per un po' per le dimensioni del campo. Mamma mia. Adesso ottimo l'1-2 di Antimo e Francesco. C'è da dire, per poco non trova la rete del meno 1. Zona rimessa, cerca una soluzione, forza troppo la linea di passaggio, capisce tutto Crispo, che va a servire a sinistra Fuse, che trova la rete del 5-3. E adesso è più 2 per la squadra dei Fuse Gamer. Manca ormai poco anche allo scadere di questo primo tempo. Vediamo se riuscirà ad accorciare le distanze in vista della ripresa. Adesso Antimo, ottimo lavoro in mezzo a 2, cerca ancora l'imbucata, non arriva, si chiude bene la squadra di Fuse. E poi il tocco sotto di Crispo, Fuse non tocca, è 6-3. E adesso è di Mauro, devono resettare in vista di questo secondo tempo. Sì, forse è stato un po' leggero ieri vederlo. Diciamo che ho deciso di non andarci con la gamba tesa, anche perché ho paura un po' delle circostanze, di far male a Fuse. Però grande gol da parte di Crispo, che come sempre dimostra per grande qualità. Ma questi di Mauro devono migliorare un poco? Fuse, ragazzi, ma li vedo spenti. Però l'ho detto, questa sfida è lunga. Si vince a lungo andare. C'è un po' di siamo provati. Fabio
non sto sospirando, niente. Guardate qua. Adesso dobbiamo andare allo sprint. Era la tattica, farvi stancare e poi dare lo sprint nel secondo tempo. Vabbè, come si dice, ragazzi, si dà sempre il vantaggio ai più scarsi. Siamo più tre. Antimo. Sì, io pensavo foste addirittura più quattro. Quindi se mi dice che siete più tre, sì, me va. Anche me. Quindi ora dobbiamo dare la reazione. Dobbiamo fare qualcosina in più, fra. Possiamo perdere. A casa vostra. Noi siamo quattro qua. Quattro contro. A me dispiace che sto indossando pure un numero piuttosto importante in una città importante. So che non lo sto onorando bene, vi chiedo scusa anche a voi anche. Esatto, maglia di Nick Calai. Pare che sia risvegliato dalla tomba. Giudichiamo però anche la tua prestazione, dai, che mi hai rubato un gol davanti alla porta. Io avrei fatto, penso, triplette, doppiette, non mi ricordo. Però discussioni, dai. Discussioni, discussioni, vedete, noi invece facciamo gruppo, guardate. La forza sta nel gruppo, come si suol dire. Questo è l'esempio, ragazzi. Posso dire una cosa? Abbiamo fatto certi gol questo primo tempo. Proprio li siete mangiati un sacco, raga. Sì. Adesso, ragazzi, catenaccio. Catenaccio la porta. Andiamo a vedere. E allora eccoci tornati in fase di telecronaca per raccontarvi questa ripresa. La squadra di Di Mauro è sotto di tre reti. È in vantaggio quella di Fuse per 6-3. Come ha detto Crispo, ci ha visto scarichi, raga. Ma cos'è che è mancato, Fre? Non stiamo facendo una buona partita, penso tutti e tre. Possiamo dare qualcosa in più, vediamo se ci riusciamo nel corso del secondo tempo. Io non sono soddisfatto da come sto giocando. Sta mancando veramente della qualità, ma forse non ce l'ho proprio. Adesso vediamo il schiena a schiena conteso nella maniera più illegale possibile con Fabio, che questa volta fa il furbo e con la mano si va a riprendere il pallone. Intanto tutti e tre in porta, attenzione, attimo, la guarda e la cerca. E poi con lo scarpino del piede sinistro forse Fius tocca e devia. Ma adesso davvero ottima la risposta e il team di Di Mauro deve rifarsi. Fabio, tra l'altro, non hai trovato i gol, insomma questo è grave per te. Devo cercare di colmare le lacune provocate dai colpi d'attacco di Fre, quindi non mi sto spendendo molto in fase offensiva. Adesso attenzione, a proposito di fase offensiva, capisce tutto Antimo che distrugge la porta e fa 6-4. Doppietta per Antimo, doppietta per Fre e Fabio è ancora 0. La stava combinando grossa Mirko, che ricordiamo che è on fire, come ci ha ricordato in più riprese in questo frangente della sua carriera calcistica. Adesso Antimo col tacco ripulisce per Fabio, da questi a Fre che tira una pallonata ad Antimo che poi fa piede piede, ma se la va a riprendere. Adesso tanta eleganza di Antimo, i numeri su Crispo, la serpentina se ne va in mezzo a due, in mezzo a tre, poi cerca la porta, tocca Mirko prima che calci in porta Antimo. Sto facendo meglio di te, Fre, è inequivocabile. Adesso il destro di Antimo murato dalla difesa avversaria. Intanto vediamo un Fabio attonito che dice: ma com'è possibile che è così forte? Fre allontana le castagne, le toglie dal fuoco in questo caso. Se si fosse chiamato Antimigno non sarebbe qua a giocare questa partita, questo è certo. Sono d'accordo, sarei già probabilmente in qualche campionato arabo a prendere tanti soldi, quelli che dovrebbe prendere Crispo ora. Perché ha trovato una rete importantissima del 7-4, cenno di pace col cugino. È stata una litigata violenta alla YouTuber League che voi non avete visto, adesso tutto a posto. E Fabio, attenzione, si sblocca per il 7-5. Fabinho va a trovare una rete importantissima, una rete che dà speranza. Vediamo l'esultanza del tutto stravagante. Cosa sta facendo Fabio ora? Addirittura, incredibile. Sì, ho visto un'esultanza veramente incredibile da parte di Fabio, non si è voluto contenere. Secondo me non era corretto in questo caso far ricontinuare la partita perché c'era un limite a tutto. Si chiude benissimo la squadra dei Fuse, poi Antimo cerca il destro, Crispo a dirgli di no. Poi Mirko cerca ancora una volta di girarsi, Fre recupera, cerca di pulire per Fabio che cerca lo spazio per il destro e poi Crispo arriva all'autorete che genera il 7-6. Adesso vediamo come lo burla Antimo Di Mauro, che dice: qual è l'esultanza che fai, cameriere? Bella lì, bella frate, bella per te. Sì, comunque bel gol da parte di Crispo, che aveva avuto un attimo chiedo scusa a Simone se stai vedendo questo video, però comunque bel momento, bello il fair play anche da parte sua e... Simo, te volimmo ben assai. Adesso seguiamo ancora Simone, il fantasista, che vuole il gioco da Serie A team, dice. E così è per il giocatore anche della nazionale Creator, ricordiamolo. Per lui l'ingaggio netto di 7 milioni all'anno dopo l'ultimo contratto e sta mettendo tutte le sue qualità in atto. Fabio, Antimo vuole l'inserimento, genera spazio, Fabio non lo capisce, vuole fare tutto da solo Fabio, che poi si va a impelagare in mezzo al traffico, non si capisce cosa stia facendo il numero 11, che poi dice: buona, non è uscita, fatemi giocare, voglio fare gol. Ma il gol non è arrivato. Adesso anche l'umiliazione di Fuse che gli spedisce la palla in faccia e se la ride così il 2001 di Napoli, che adesso cerca la porta e trova la rete dell'8-6. Porta nuovamente la sua squadra a più 2. E ora vediamo l'esultanza alla Crispo. Praticamente uno sfottò continuo. L'esultanze che ora potrebbe fare anche Fabio sull'assist al bacio. Le finte di corpo, eludere la retroguardia avversaria. Dipinge Fuzza l'Antimo. Fabio confeziona ed è 8-7. Si è giocata da illusionista quella di Antimo. Palla fra le linee fantastica anche in questo caso.
Fabio, attento comunque, butterà dentro. Finalmente ce l'ha fatta dopo appunto per esserci riuscito anche prima. E ora Fuse, Fabio si riappropria del pallone, dunque Antimo che cerca lo spazio, la ruleta, poi con quanta qualità se ne esce, dunque Frey che cerca di racimolare il pallone di Fabio, poi Fuse si vede negare la gioia del 9-7, riesce a intervenire molto bene, poi la finta di Crispo ancora una volta incredibile, dunque Fabio scucchiaia per Frey che addomestica la sfera e poi col colpo di tacco incredibile trova un gol che porta la sua squadra al pareggio, 8-8, adesso Antimo esulta la ZV. Questo è un gol davvero che ha dell'incredibile, solamente al suo 18° colpo di tacco, trova la magia. Non ho molto da aggiungere, devo dire la verità, sono innamorato di questo gol, penso sia fantastico, non so neanche io bene come sia riuscito a fare una cosa simile. Adesso attenzione, la bicicletta di Antimo Fuse, gli dice di no, vicino al gol, incredibile. Rimessa in gioco, sempre in favore del numero 9. Che va dal 10, da questi all'11, ancora Antimo che cerca l'imbucata dentro per Frey che si dimentica i piedi a casa e spedisce alta. Insomma, qui davvero erroraccio bruttissimo da non far vedere in nessuna scuola calcio, nemmeno in quelle low cost. Sì, però adesso che numero di Antimo per Fabio che sbaglia tutto. Crispo trova la rete del 9-8. È incredibile come vanifichino il lavoro di Antimo Di Mauro e i fratelli. Francesco riesce a riconquistare la sfera, cerca di ripulirla. Dunque Fabio che vede la porta, la cerca. Anzi no, Fabio va da Fre e adesso addirittura 10-8. E vediamo qui l'esultanza, lo sfotto da parte dei Fuse, perché ora diventa una montagna da scalare questo più 2 per i Di Mauro. Quando manca ormai poco, mancano all'incirca 2-3 minuti alla fine, diventa veramente complesso. Sì, ma dove me l'hai data? Scusa, cioè io so, giustamente ho stretto il campo. A te dove me l'hai data? Dove devo andare? Adesso Antimo il palo palo. Ancora Crispo che cerca lo slalom, ma Fabio dice che di qui non si passa. Attenzione, 3 contro 1, c'è Antimo tutto largo a sinistra. Lo vede Fabio, Antimo cerca di giocare questo pallone al centro, ma non è finita. Fre dentro, Fabio! Arriva il gol del 10-9 che dà speranza al proprio team, perché manca ormai pochissimo. Siamo agli sgoccioli di questa partita entusiasmante. E vediamo Fuse che può ripartire, ancora Fuse dentro per Mirko che cerca il destro, murato da Fre. Adesso gioca anche col cronometro la squadra dei Fuse. Crispo che gioca a direzione Mirko, ancora Crispo. E poi il sinistro, incredibile in girata di Antimo che fa girare la porta, ma non riesce a raggiungere la rete del 10 pari. Bellissima la girata in questo caso, sfortunatissimi Di Mauro. E adesso Frey che va da Antimo, che vede la porta col mancino! Incredibile, all'ultima azione, 10 pari. E adesso l'esultanza. Mamma, questo è per te. Oh, golden goal. Time. E allora ragazzi, quello che è successo ve lo dirà direttamente Fabio Di Mauro Official. Che gol ho fatto alla fine? Bel gol, soprattutto allo scadere, proprio all'ultimo secondo. E quindi niente, siamo arrivati proprio al pareggio. È il gol che sarà... rende viva questa sfida ancora una volta. E quindi si andrà al golden goal. Golden goal, siamo. Crispo, io voglio un'opinione da un giocatore serio come te. Ragazzi, il Di Mauro forte è la famiglia, non è Fabio. Sì, abbiamo scoperto. Dovete chiamare me la prossima volta, YouTube, non Fabio. Vai you. Vero, vero. Confermo, merito confermo, di più confermo. Di Fabio, oggettivamente. Confermo, confermo. Adesso questo golden goal, Andrea, andiamolo a vincere. Andiamo, andiamo, andiamo. E allora è tutto pronto per questi golden goal che di solito non ci hanno mai regalato grandi gioie, ragazzi. Siamo stati sempre sfortunati. Vediamo se in questo caso riusciremo a ribaltare questa strana gerarchia. E questa volta va Simone Crispo a fare lo spalla a spalla con Fabio. Vince il rimpallo Crispo, Fabio davvero da tenerone, gli regala il pallone, poi Crispo senza neanche guardare lì indietro dove andasse il pallone, per poco non trova un gol incredibile. Poi Fabio dentro per Fre. E adesso l'intuizione era bellissima, non ci arriva di un niente. Non mi ha capito Fre. Si è un po' forzata la giocata da parte di Fabio, no. Più che altro allora aveva era... Adesso Fuse d'un soffio, azioni da una parte e dall'altra, partita bellissima. E ora Antimo ancora in possesso, cerca di gestire bene questo pallone. Dunque Fre vuole la palla di ritorno. Antimo, Fre con un attimo di ritardo, anche due, forse tre. Antimo che gioca la sfera all'indietro per Fabio. Da questi ancora ad Antimo che cerca lo spazio. E poi Fabio non prende il pallone. Attenzione, il destro di Mirko rimpallato. E la chiude così il team dei Fuse. Tanta confusione, tanta stanchezza. La portano a casa i ragazzi dei Fuse Gamer. Sì, onestamente qua l'unico esente della colpa sono io. Ragazzi, io direi tantissima sfortuna per me in questo caso. Ma adesso andiamo a sentire i protagonisti di questa partita. Partita vinta ai golden goal da parte dei Fuse. Umiliati no. Cavando mai. Ricarasato todos. Sì! Secondo me ha vinto la famiglia con l'intesa migliore. C'era l'intesa rossa, c'era... secondo me, soprattutto tra voi due. Sì, c'era l'intesa rossa, sono d'accordo. Poi è stato bravo Mirko di rapina alla Pippo Inzaghi, ma come si sta abituando a vedere ultimamente, perché c'è da dire Nazionale Creator, YouTuber League. Insegnaci come fare a fare gol. Sono nel mio prime.
di Pontazzo, ovviamente. Sempre. Hashtag Pontazzo. Simo, alla fine ha vinto il tuo team. Come hai visto la sfida? Guarda, come ha detto Fabio, noi abbiamo intesa verde tra di noi, veramente. Ci conoscevamo quando siamo nati. Sì, è proprio capito, occhi chiusi, pappa, tec, tec, tec. Noi abbiamo l'intesa rossa però, capito? Quello è il problema. Sì. Perché abbiamo nazionalità diverse. Secondo me è perché state troppo tempo assieme. Dovete un attimo separarvi, vero, separare, è vero. Siamo le fatte, Simone lo conosce. È entrato sui social a settembre-ottobre, quindi è una cosa fresca. Ci vediamo tra qualche anno e ci sarà la stessa cosa vostra. Ci aspettiamo tra qualche anno. Sì, vero, vero. Comunque vi ringraziamo per l'invito, grazie, per questo 3 contro 3. Ringraziamo noi, la squadra di Fuse Gamer, Simone Crispo, per aver partecipato. Seguite anche i ragazzi di Fuse Gamer, ovviamente, sono stati gentilissimi, li ringraziamo per l'ospitalità, per tutto quello che ci avete dato in queste giornate assieme. Alla fine avete pure montato la testa, Anti, avete fatto i complimenti al miglior di Mauro, poi alla fine, ultimo errore del suo. Mi assumo le colpe, effettivamente sull'ultimo gol potevo fare qualcosa in più. Ripeto, volevo il movimento di Fabio che si allargasse, però... Colpa tua, Fabio. Però ho sbagliato, cioè Fabio era dentro la porta, cioè dicevo che cazzo faccio, gli vado addosso. Stavo così aspettando la palla. No, io volevo che ti allargassi, bro. Vabbè, comunque, diatriba a parte, sicuramente la colpa principale mia, perché sono io che ho sbagliato il passaggio, ho propiziato la rete di Mirko. Però è stato bravo Mirko. Però è stato bravo Mirko, che oggi è stato un falco nel suo prime calcistico. Abbiamo appena detto Mirko, esci un po' da porta. Sì. Appena è uscito ha segnato. È incredibile. Dacci sei numeri, dacci Simo. Allora noi 4 55 24 e 8. Giocate, cioè, giocate. Tutti. Ce li ha dati, ce li ha dati. Noi ragazzi vi ringraziamo come sempre per aver visto questo video fino alla fine, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, siamo quasi a 100.000 iscritti, quindi fatelo e chiaramente anche sul canale dei ragazzi. Noi con gli iscritti stiamo appiccicate, come si chiama? Iscrivetevi ragazzi, basta fare views. Aiuto, Fabio Di Mario deve arrivare alla targhetta d'argento, dai, vi prego. Meritata, cioè, a voi è meritata, a me no, capito? No, vabbè. Mi raccomando anche commentate il video, mi piace come sempre, attivate la campanellina. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.